1975 muore Edgar il Pacifico, che fu re d'Inghilterra dal 959 al 975. 1822 muore Percy Shelley, poeta inglese annegato in Italia mentre navigava nel Golfo di La Spezia. 1836 nasce Joseph Chamberlain, uomo d'affari self-made, influencer politico britannico, statista e padre dell'ex primo ministro Neville Chamberlain. 1884 viene fondata a Londra la National Society for Prevention Cruelty to Children. 1918 in Gran Bretagna vengono introdotti i francobolli del risparmio nazionale. 1941 20 B-17 volano per la loro prima missione con la RAF su Wilhelmshaven in Germania. 1965, Ronald Biggs, che stava scontando una pena detentiva di 30 anni per la sua parte nella grande rapina al treno, fugge dalla prigione di Wandsworth. 1967, muore Vivien Leigh, attrice cinematografica inglese e protagonista di Via col Vento. 1985, la Gran Bretagna revoca il divieto commerciale con l'Argentina dopo la fine della crisi delle Falkland. 1988, un autobus londinese a due piani parcheggiato a Battersea viene messo in vendita per 40.000 sterline e trasformato in una casa di lusso per superare l'aumento dei prezzi degli immobili nella capitale. 2000, viene pubblicato il quarto libro di Harry Potter, battendo tutti i record di vendite. 2006 muore l'attore e doppiatore Peter Hawkins.